la divisione volontari del Littorio nella zona di Albertosa. Il nucleo celere discende dalle strade di Sarrion verso la stazione di Albertosa Mora de Rubielos, mentre le armi automatiche pesanti rispondono al fuoco nemico dalle alture che dominano il nodo ferroviario. L'artiglieria si piazza oltre la stazione sul pianoro che domina a strapiombo il vallone del rio Albertosa e l'abitato omonimo. I battaglioni Carroccio e Temerario affrontano un nutritissimo fuoco di sbarramento e scendono nel vallone profondamente incassato nelle prime ore della sera del 15 luglio. All'alba del 16 gli arditi del Folgore e i fanti del Carroccio si inerpicano sui roccioni che contornano l'abitato di Albertosa, procedendo all'occupazione del paese.